Ciao a tutti, sono Corinne e oggi preparerò per voi le polpettine di tonno e ricotta. Cominciamo mettendo in un mixer il pane in cassetta, la prima metà senza nulla. Nella seconda metà io aggiungo il basilico, mezzo spicchio d'aglio e un po' di acciughine. Andiamo a mettere in una ciotola insieme all'uovo, il formaggio, il tonno, la ricotta. Io non ho messo neanche sale perché è parecchio saporito così. Schiacciamo tutto con la forchetta e poi andiamo con le mani perché le polpette si possono fare solo con le mani. Prepariamo un piatto col pan grattato e un pochino d'acqua perché mi aiuto per non far attaccare l'impasto e cominciamo a passarle nel pan grattato e poi su un piatto pulito. Mi bagno spesso le mani. E siamo pronti per friggere. Queste polpettine ovviamente si possono fare anche in forno, ma che ve lo dico a fare, fritte sono troppo più buone. Vi ricordo che per supportarmi basta iscrivervi al mio canale, lasciare un like se il video vi è piaciuto e se avete dei suggerimenti o altre ricette che avete il piacere che io riproduca, scrivetelo nei commenti e fatemelo sapere. Quando sono dorate così le togliamo, le asciughiamo su carta forno e le impiattiamo e ovviamente le facciamo assaggiare a Marco. Grazie, ciao!